Dondola ciondola è l'altalena, dondola ciondola e cosa amena, piano più celere, poco di più, dondola ciondola e su e giù. Una pittoresca e buffa filastrocca che nasconde dietro una grande, tragica storia. La storia di un nobile, poi regnante, che lo si vedrà cambiare fronte più e più volte, portando il popolo e anche personaggi di spicco a soprannominarlo Re Tentenna. Ma quest'uomo così alto ed indeciso era veramente così? Re Carlo Alberto di Savoia fu solo una piccola macchietta figurata malamente nei libri di storia o fu niente meno il re che tentò prima di tutti ad entrare personalmente in azione per tentare di fare l'Italia? Abbandonando persino le ideologie assolutiste per dar posto a quel famoso statuto che prende il suo nome? E sia l'uno l'altro, ma anziché rimanere nel vago e conoscere distrattamente questa storia, andiamo invece a conoscere uno dei personaggi più importanti che cavalcarono l'epopea del Risorgimento italiano. Carlo Alberto di Savoia, del ramo carignano, nacque a Torino il 2 ottobre 1798 da Carlo Emanuele di Savoia Carignano e Maria Cristina di Sassonia. Quello era di certo il periodo più buio della casata reale, con le truppe napoleoniche in territorio piemontese e con gran parte della famiglia esiliata in Sardegna. La posizione del piccolo Carlo fu messa ulteriormente in difficoltà quando il padre Carlo Emanuele si dimostrò fin troppo vicino alle idee rivoluzionarie e si mise al servizio dei francesi. Quest'ultimi però si fidarono ben poco di lui e lo costrinsero al trasferimento con moglie e figli a Parigi per essere osservati meglio dalla polizia segreta. Rinnegati dalla casa reale, d'appartenenza e persino dai rivoluzionari. Ottimo! Dopo neanche 4 mesi, il 16 agosto 1800, lo stesso Carlo Emanuele muore, lasciando la moglie Albertina ad affrontare un momento ancora più duro. Dopo un lungo periodo di totale povertà, sua madre riuscirà comunque ad avere udienza con lo stesso Napoleone, venendo infine trattati con garbo dallo stesso e premiando il loro vecchio collaborazionismo con il titolo di Conte dell'Impero ed una rendita di 100.000 franchi allo stesso piccolo Carlo Alberto. Unica condizione? Abbandonare lo stemma Savoia a vantaggio di uno nuovo, un cavallo bianco in campo azzurro con una spiga di grano sull'angolo. Solitario e malinconico, amava comunque la carriera militare che sempre aveva caratterizzato la sua casata. Ma concluso il periodo napoleonico, la madre, tornata di nuovo in disgrazia, tenta subito di ritornare tra le grazie dell'antico regime, lusingando prima il re di Francia Luigi XVIII ed infine, controvoglia, con lo stesso re di Sardegna, Vittorio Emanuele I. Quest'ultimo vedeva benignamente la figura del piccolo Carlo Alberto, visto e considerato che il re, senza eredi, vedeva nel principe di Carignano l'unica via per la successione del trono di Sardegna, ma era al tempo stesso un grande rischio. Per spiegarmi meglio, Carlo Alberto era cresciuto in un ambiente liberale come quello della corte napoleonica, parlava praticamente solo francese, non conosceva il Piemonte ed aveva persino studiato in Svizzera presso un prete protestante. Requisiti non di certo allettanti per un regno assolutista ed estremamente cattolico. Questa sua crescita liberale venne subito messa alla prova dal conte Filippo Grimaldi di Poggetto, un nobile che rilascerà sul giovane un rigido insegnamento in vecchio stile fatto di cattolicesimo estremo e rispetto inflessibile verso l'etichetta, arrivando a momenti di vera umiliazione. Carlo, già di per sé timido, si ritroverà ad odiare non solo la religione, ma persino tutto ciò che concerneva la casa dei Savoia. Tenendo però per sé tutto questo dolore, lasciando un segno nel suo animo che rivedremo anche negli anni successivi, se non peggio. Per tentare di liberarsi da certi pesi regali, accettò di buon grado di sposarsi il 30 settembre 1817 a Firenze con Maria Teresa d'Asburgo di Lorena, non di certo per amore, ma per assecondare le classiche alleanze che nei secoli precedenti avevano sempre fatto le antiche corone. Purtroppo per lui la giovane e bella ragazza, cugina per essere chiari, si rivela una ragazza religiosissima e fin troppo servile nei confronti del marito, non osando mai contraddirlo, ma al tempo stesso odiando particolarmente anche il più lieve appetito sessuale.
Appetito che però Carlo Alberto aveva fin troppo e, oh sì, e difatti conosciuto anche per le sue marachelle sotto le coperte in giro per Torino, sfogando il desiderio della carne con molte donne ben intenzionate ad attrarre quell'alto e di bell'aspetto futuro re. Nonostante ciò, la coppia regale metterà al mondo Vittorio Emanuele e Ferdinando, segnando involontariamente i destini d'Italia. Capite quindi che tutto questo via vai di emozioni per un ragazzo come Carlo Alberto può essere davvero difficile, e ciò lo porterà a perseguire un animo lunatico, talvolta capriccioso e spesso travolto da crisi nevrotiche, sfocandosi, come già detto, sotto le coperte. Nonostante ciò, però, è giusto precisare che ad un certo punto della sua vita incomincerà persino a riavvicinarsi alla fede cattolica, giungendo in certi periodi della sua vita a vera e propria isteria, grazie all'incontro fatto a Roma con Carlo Emanuele IV, l'ex sovrano del Regno di Sardegna che abbandonò la corona in favore della vita monastica presso il convento dei Gesuiti di Sant'Andrea. Questo senso di religiosità continuerà però a seguirlo in concomitanza con il peccato della carne, rendendolo psicologicamente provato e ampliando sempre più quel carattere indeciso e dubbio. Aveva comunque un altro modo di sfogarsi durante la vita severa da principe: passare del tempo con i suoi amici liberali. Presso Torino si era circondato da intellettuali, militari e politici non di certo assolutisti come Santorre di Santa Rosa, Giacinto Provana di Collegno, Carlo Emanuele Asinari di San Marzano e Guglielmo Moffa di Lisio. Apprezzavano conversare con il principe ed in base ai suoi pensieri espressi lo avevano visto come il faro di un moto rivoluzionario che avrebbe portato all'unificazione italiana. Il 6 marzo 1821 a Torino i suoi cari amici costituzionali, ma fedelissimi al trono sabaudo, si presentarono al principe per ufficializzare un golpe che obbligasse il re a pubblicare una costituzione in grado di concedere più libertà al popolo. Il loro era un piano alquanto impreparato, ma avevano dalla loro molti ufficiali soldati dell'esercito sabaudo che stavano aspettando solo il loro ordine per dare moto a questo sogno identitario, e Carlo Alberto continuava a rassicurarli della sua totale disponibilità a divenire il comandante di questa rivoluzione. Si benedì l'operazione, si diede il via al primo invio di ordini per le truppe e Carlo Alberto cambiò idea. Cioè, in parole povere, il principe, divenuto da un momento all'altro terrorizzato da quell'idea, spifferò tutto a re Vittorio Emanuele I, mentre i ribelli conquistavano la cittadella di Alessandria e mentre le strade di Torino iniziavano a diventare parecchio movimentate. Il re, conosciuto per avere il pugno debole ma non di certo sadico, convocò i suoi ministri e cercò la soluzione al fattaccio. Tutti praticamente gli voltarono le spalle per paura di finire in mano al popolo, insistendo ad acconsentire la pubblicazione della Costituzione. Del resto, moti rivoluzionari di questo calibro stavano avvenendo anche nel resto d'Italia e in Spagna, dove i vecchi regnanti erano stati costretti a concedere la Costituzione spagnola del 1812. Nel sud Italia vi si trovavano persino le truppe austriache per cercare di sedare le rivolte, permettendo ai rivoluzionari di muoversi più facilmente ora che uno degli eserciti più grandi ed assolutisti d'Europa era occupato altrove. Vittorio Emanuele faticò a trovare la giusta soluzione, decidendo infine di abdicare pur di non tradire i suoi principi assolutisti. In quel breve periodo Carlo Alberto viene nominato reggente e concede a Torino una semicostituzione, tornando di fatto tra le file dei moti carbonari. Ma il fratello di Vittorio Emanuele, Carlo Felice, era divenuto ufficialmente re di Sardegna e non solo ripudiò la nuova costituzione, ma ordinò a Carlo Alberto di abbandonare la capitale e di raggiungere Novara per ricongiungersi con le truppe fedeli al re. Anche in questo caso salta nuovamente la staccionata e abbandona Torino di notte senza avvisare i costituzionalisti, raggiungendo quella città che avrebbe conosciuto molto bene parecchi anni dopo. Con le truppe realiste intenta sopprimere le rivolte per ordine di un re molto più duro rispetto al precedente, Carlo Alberto riceve l'ordine di dirigersi a Firenze e di rimanervi lì fino a nuovo ordine. In parole povere, un vero e proprio esilio. Difatti Carlo Felice aveva sempre guardato con disdegno il principe per via del suo passato napoleonico ed ora aveva trovato la scusa per tenerlo lontano dal regno. Anzi, iniziò persino a cercare il modo di eliminarlo dalla linea di successione regale per far sì che non toccasse mai
la corona, ma tutti gli esponenti della Santa Alleanza, insieme di regni assolutisti come Francia ed Impero Asburgico, lo invitarono a non commettere un errore del genere per non compromettere la loro successione. Da quando raggiunse Firenze, ovvero il 2 aprile 1821, Carlo Alberto si sentì solo ed abbandonato, cosa che molto probabilmente lo porterà a tentare un atto estremo contro se stesso senza riuscirci. Pervaso dalla nevrosi, tenta in tutti i modi di recuperare l'onore perduto, trovando infine speranza nell'armata francese di Angoulême. Organizzata per sconfiggere i costituzionalisti in Spagna, l'armata accetta di buon grado come ufficiale lo stesso Carlo Alberto, a cui gli si poteva criticare tutto, fuorché il coraggio. Dimostrò il più possibile il suo ardore e la sua audacia, ricevendo persino la Legion d'Onore, e si ritroverà persino colto da un'epidemia di coliche così forte che gli lascerà segni indelebili per il resto della sua vita, come una grave patologia d'epatite. La sua carriera militare divenne simbolica nella famosa battaglia del Trocadero, dove il suo coraggio, così apprezzato dagli alleati francesi, costrinsero un recidivo Carlo Felice a dover accettare di malavoglia il suo rientro a Torino. Dopo 10 anni di assoluto servilismo nei confronti della monarchia assolutista e dello stesso re, il 27 aprile 1831 Carlo Alberto poté infine raggiungere quel destino che oramai era stato segnato, ovvero divenire re. Carlo Felice, morto alle 2:45 di quel pomeriggio senza volere il giovane nemmeno al suo capezzale, lasciò al nuovo regnante il pesante fardello della corona, riuscendo a fargli giurare la difesa assoluta degli ideali assolutisti. E inizialmente fu così. Carlo Alberto, volendo cancellare l'onta dell'appoggio ai costituzionalisti, si prodigò a sopprimere anche violentemente alcuni moti rivoluzionari, come la tentata invasione ordita da Giuseppe Mazzini. E giorno dopo giorno iniziava a deperire sempre più, tormentato da quei forti dolori al fegato e perdendo con il passare del tempo quella bellezza che lo aveva sempre caratterizzato. La sua debolezza per la carne e la sua oramai ben radicata fissazione per la religione avviò un circolo vizioso di continue ricadute nel peccato e costante mortificazione, rendendolo sempre più irrequieto. Si dimostrò persino ostile al nuovo re di Francia, o per meglio dire dei francesi, re Filippo, ma nonostante tentò di fare la voce grossa, si dimostrò il re tentenna che oramai i sudditi erano abituati a soprannominarlo. Nel 1831 ricevette da Giuseppe Mazzini la famosa lettera intitolata Un Italiano, in cui lo pregava di ergersi come re di un'Italia unita sotto la sua corona, scrivendo sulla tricolore unione, libertà, indipendenza ed insistendo a ripudiare l'alleanza con gli stranieri, in particolar modo con l'Austria, contando sulle forze di un popolo unito. Carlo però vide questa lettera come un attacco alla corona e al regno di Sardegna, continuando a perseguitare patrioti come i Cavalieri della Libertà, avviando di fatto una serie di arresti, deportazioni e condanne severissime. Nonostante ciò, Carlo Alberto si prodigò ad attuare ammodernamenti legislativi per migliorare le sorti del popolo e del regno, come l'istituzione della Corte di Cassazione, la creazione di enti culturali, l'abolizione della tortura e l'abrogazione delle esenzioni doganali privilegiati per la famiglia reale e per le alte cariche dello Stato. Per non parlare del suo interesse verso quell'isola così snobbata dai suoi antenati, ovvero la Sardegna, iniziando ad avviare migliorie per renderla la più efficiente possibile. E nonostante il suo giuramento di tutelare l'assolutismo, già praticamente rinnegato da questi ammodernamenti appena citati, e a dispetto di allacciamenti più stretti con l'alleato austriaco, intorno al 1840 iniziò ad osservare con più curiosità il Lombardo-Veneto. Per l'appunto, dal 1840 in poi, le prime salde relazioni tra Sardegna ed Impero Austriaco iniziarono a deteriorarsi. Dopo alcuni battibecchi commerciali, nel 1846 l'ambasciatore austriaco a Torino chiese a Carlo Alberto cosa volesse veramente, e lui inizialmente lo rassicura riguardo alla sua totale fiducia verso la loro alleanza. A settembre del 1846, però, presso il congresso dell'Associazione Agraria Casale, il segretario del re lesse una lettera del sovrano in cui incitava all'indipendenza italiana dalla dominazione asburgica. Cambio di idee raggiunto dopo l'arrivo del nuovo papa, ovvero Paolo IX, che dimostrò le sue idee liberali e anti-asburgiche, convincendo persino il Regno delle Due Sicilie e il Granducato di Toscana a concedere al proprio popolo una costituzione.
Ciò portò lo stesso popolo piemontese, e nello specifico quello torinese, a riaccendere la fiamma dell'amor di patria, chiedendo a gran voce tra le strade di Torino la nascita di una Costituzione. Il re, che aveva giurato al vecchio reggente di tutelare gli interessi assolutisti, in quel preciso momento era nel bel mezzo di due fuochi e cadde persino in una delle tante crisi nevrotiche, appena persino gli stessi ministri lo invitarono ad acconsentire tale documento. Pensò di abdicare come fece in passato Vittorio Emanuele I, ma infine si decise ed ordinò la creazione di uno statuto che avrebbe firmato solo a patto che nel regno avrebbero continuato a rispettare la fede cattolica e l'onore della monarchia. Acconsentite tali richieste firmò, dando vita il 2 marzo 1848 a quello che conosciamo tutti come Statuto Albertino. L'Europa ritorna nel caos della rivoluzione durante il 1848 con il Papa che incita i popoli della penisola alla creazione di una Lega Italiana sotto il suo scettro, e nel mentre Vienna e Parigi sono nel caos più totale. Il 18 marzo Milano insorge e chiede l'intervento repentino di Carlo Alberto che, nonostante si vede costretto a cercare un casus belli, non vede l'ora di entrare in azione. Assicuratosi dal governo provvisorio di Milano l'annessione della Lombardia al regno sabaudo in caso di vittoria, il Consiglio dei Ministri di Torino si dimostrò totalmente d'accordo all'intervento e si dà il via alla mobilitazione dell'esercito. Il 24 marzo veniva fisso il suo proclama per i popoli lombardi e veneti, dichiarando: «I destini d'Italia si maturano, sorti più felici arridono agli intrepidi difensori di conculcati diritti. Per amore di stirpe, per intelligenza di tempi, per comunanza di voti, noi ci associammo primi a quell'unanime ammirazione che vi tributa l'Italia. Popoli della Lombardia e della Venezia, le nostre armi che già si concentravano sulla vostra frontiera quando voi anticipaste la liberazione della gloriosa Milano, vengono ora a porgervi nelle ulteriori prove quell'aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall'amico l'amico. Seconderemo i vostri giusti desideri, fidando dell'aiuto di quel Dio che ha dato all'Italia Pio IX, di quel Dio che con sì meravigliosi impulsi pose l'Italia in grado di fare da sé. E per via meglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'Unione Italiana, vogliamo che le nostre truppe, entrando sul territorio della Lombardia e della Venezia, portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana». Carlo Alberto, l'unico re a scendere in campo per la causa, venne elogiato dai Lombardi mentre avanzava fin verso il Mincio, mentre l'esercito sabaudo avanzava purtroppo disorganizzato visto l'intervento fin troppo burrascoso. Il generale Radetzky concentrò le truppe fra Verona e Mantova, trincerandosi di fatto all'interno del famoso quadrilatero. Sembrava che la vittoria fosse in pugno, quando ad un tratto l'intero castello crollò. Il 29 aprile giunse la notizia del cambio di idee del Papa, abbandonando di fatto i patrioti al loro infausto destino. Il 30 aprile la battaglia di Pastrengo si concluse con la vittoria sabauda, permettendo la famosa carica di cavalleria dei carabinieri che ancora oggi è motivo di vanto. Sembrava persino che il quadrilatero incominciasse a cedere, ma i rinforzi austriaci e le grandi capacità di Radetzky cambiarono le sorti del conflitto. A Custoza i piemontesi si scontrarono contro un gigantesco muro impenetrabile di giubbe bianche e pezzi di artiglieria, portando lo stesso Carlo Alberto alla sua prima sconfitta. Nel mentre i milanesi non furono neppure d'aiuto, ora che un tracotante Cattaneo si dichiarò anti-sabaudo e preferì continuare la guerra da solo, prendendo la via della guerriglia. Arrogante e fallace idea, tra l'altro. Carlo seguitava a peggiorare in salute, ma nonostante ciò continuava a convivere con la truppa, mangiando le loro razioni e dormendo all'adiaccio. Tentando di difendere Milano, si diede il via ad un violento scontro sotto la pioggia che si concluse intorno alle 10 di sera, dove lo stesso Carlo Alberto scese a patti con il nemico, per poter uscire dalla città con le poche truppe rimastogli in cambio della cessione della stessa Milano. I milanesi furono indignati e tentarono persino di sparare al re piemontese, senza però constatare l'abbandono di Carlo Alberto da parte del Papa. Venne firmato un armistizio momentaneo, permettendo ai piemontesi di recuperare le forze e tentare più avanti il contrattacco, seppur soli. L'esercito sabaudo, ora messo al comando del polacco Czernowski,
No, va bene. Si preparò ad una nuova disastrosa guerra, giungendo presso la Fatal Novara il 24 marzo 1849. Generali inefficienti furono una spina nel fianco per l'esercito piemontese, come lo stesso generale Ramorino, prima di tale battaglia, aveva ricevuto l'ordine di spostarsi sulla sinistra del Po, ma decise così di punto in bianco di rimanere sulla destra perché a lui pareva la posizione migliore, facilitando agli austriaci l'avvicinamento presso Novara. Tranquilli, a fine guerra venne fucilato. L'assalto fulmineo degli austriaci mise in estrema difficoltà i piemontesi fin da subito, mentre Carlo Alberto si poneva in prima linea come se cercasse la morte. La bicocca venne persa in serata dopo ulteriori rinforzi austriaci da Vercelli e il Piemonte si ritrovò il nemico in casa. Rientrato a Novara, Carlo Alberto mandò il sottocapo di stato maggiore Fecia di Cossato dagli austriaci per chiedere la resa. Dopodiché, alle 21.30 convocò i figli e i generali presso Palazzo Bellini per dichiarare la sua intenzione di abdicare. La mia decisione è frutto di matura riflessione. Da questo momento io non sono più il re. Il re è Vittorio, mio figlio. Mentre una nuova storia d'Italia nasceva con Vittorio Emanuele II, la vecchia di Carlo Alberto stava giungendo al termine. Durante il viaggio verso Nizza venne bloccato dai soldati austriaci a cui dichiarò di essere un conte fittizio. Venne convocato per risolvere la questione il generale austriaco Thurn che, riconosciuto il re ma essendo un uomo d'onore che non era intenzionato ad umiliare ulteriormente un reggente già distrutto, finse di credergli e gli lasciò persino un salvacondotto. Da lì in poi raggiunse Nizza, poi superò la Francia e la Spagna per poi arrivare infine ad Oporto, Portogallo, affrontando un viaggio distruttivo per le sue povere ossa e per lo spirito atterrito. Trovata stanza presso l'albergo del Pesce, Carlo era già all'arrivo colto da una violenta febbre, seguito nelle settimane successive da 3 violenti infarti che lo portarono sempre più vicino alla morte. Venne infine trasferito presso una residenza di Don Ferreira a Pinto Basto, circondata da un giardino profumato e colto da soavi odori dell'Atlantico. Tornò a mortificarsi spiritualmente, tormentandosi con il cilicio e rifiutandosi di mangiare. Nonostante la mia abdicazione, se mai sorgesse una nuova guerra contro l'Austria, accorrerò spontaneo, anche qual semplice soldato, tra le file dei di lei nemici. Mi solleva del pari il pensiero e la speranza che, venendo maggiormente diffuso il sentimento di nazionalità ed indipendenza, si conseguirà un giorno ciò che io ho tentato. La nazione può aver avuto principi migliori di me, ma niuno che l'abbia amata tanto. Per farla libera, indipendente e grande, ho compiuto con animo lieto tutti i sacrifici. Cercai la morte e non la trovai. Il 28 luglio 1849, dopo pochi mesi dall'esilio, alle 15.30, Carlo Alberto morì dopo l'ultimo fatale infarto. I suoi tentennamenti ed il suo carattere difficile non lo bloccarono infine dal tentativo di unificare l'Italia. Tentando di affrontare un nemico numericamente superiore, seppur venne abbandonato da coloro che lo avevano incitato a combattere. Imbalsamato e omaggiato da molti portoghesi, venne imbarcato il 20 settembre per raggiungere l'Italia il 4 ottobre, dove venne infine posto presso la tomba di famiglia Superga, luogo in cui riposa tuttora. Che voi non apprezziate quest'uomo che visse dall'infanzia fino al suo ultimo respiro sotto forte pressioni e secondario. Importa però una cosa, che quest'uomo fece quel primo passo che permise ad una nazione come la nostra di ergersi unita dopo secoli e secoli di divisione.